sera, un pomeriggio e 20 minuti. Il nostro contributo al giorno della memoria nasce come un lavoro complesso. Abbiamo fatto ricerche, ascoltato testimoni, tra cui il nipote del compositore italiano Guido Alberto Fama. Visitato luoghi come il ghetto di Venezia, analizzato immagini e abbiamo imparato a conoscere la tradizione musicale ebraica, composta principalmente di danze che si tramandano da padre in figlio e la cui argomento principale è la pace. Quello che oggi vedrete è dunque il risultato di attività che hanno coinvolto ambiti diversi. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio per comunicarvi la nostra consapevolezza che non si devono dimenticare né le vittime del razzismo né i nomi di quei pochi giusti che le hanno aiutate, perché in questo modo la società di domani non veda più persecuzioni razziali, ma impari a mettere in pratica i valori della giustizia, della pace e della tolleranza. E visto che questo è l'ultimo spettacolo che facciamo con le classi, vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare le prof che ci hanno aiutato. La professoressa Alessandra Zantina per la trascrizione e adattamento dei brani musicali ebraici che sentirete durante lo spettacolo. La professoressa Fiorella Poppano per l'aiuto alla realizzazione delle scenografie ispirate alla Guernica di Pablo Picasso. La professoressa Alessandra Prato che ci aiuta ad esprimere al meglio il nostro talento teatrale. E un grazie particolare alla professoressa Gemma Moldi per l'aiuto alla realizzazione dello spettacolo teatrale di quest'anno e di quelli degli anni precedenti e per la sua sensibilità che ci ha aiutato a valutare vari aspetti della vita anche grazie a tali spettacoli. Bene, era tutto ciò che volevo dirvi e buona visione. Io ho detto subito di sì, perché so quanto sia importante non dimenticare quello che è successo agli ebrei quando il razzismo ha avuto il sopravvento. Ho letto libri e testimonianze, ho fatto ricerche, visto filmati e soprattutto tante fotografie, come questa, che potrebbe essere quella del mio bisnonno o di un parente lontano. Ed è come se avessi ascoltato la storia di tante vite e incontrato tante persone e sapessi che di ognuna dovrei raccontare qualcosa. C'è Anna Frank, la Illesum, Anna Brevi. Ci sono gli ebrei italiani e quelli di Venezia, i Finzi, i Calimani, i Segre, i Levi e quelli più vicini ancora, come le Adelia di Milano. C'è la merciaia e il primario dell'ospedale civile, come il dottor Giona. C'è il professore del conservatorio e la mamma di tre bambine. Fratelli, sorelle, zie, figli. Leone, che aveva 2 mesi di vita. E poi ci sono i ragazzini che giocavano nel campo del ghetto insieme ai loro coetanei e frequentavano la stessa scuola dei non ebrei prima delle leggi razziali. Tante vite semplici come la mia o la tua in un quartiere della città. Gente che non faceva male a nessuno. Dei
Grazia. Solo 8 sono tornati dai campi di sterminio.
partire dall'8 settembre 1938, furono emanati dal governo fascista almeno 189 provvedimenti anti-ebraici. Nell'insieme, essi escludevano i cittadini di razza ebraica dalla vita della nazione. Espulsione degli studenti ebrei dalle scuole. Divieto di insegnare nelle scuole o nelle università. Divieto di esercitare libere professioni. Espulsione dall'esercito. Divieto di matrimoni misti. E innumerevoli altre misure vessatorie che colpivano ogni forma di attività.